Buonasera a tutti, benvenuti a tutti i partecipanti di oggi. Nuovo Digital Talk di Unixport Manager, l'associazione nostra che è un'associazione nata ormai un anno e mezzo fa, a fine 2018, con l'obiettivo di agevolare le imprese nell'andare sui mercati esteri e dal punto di vista di noi consulenti per l'estero, agevolare anche la conoscenza del fatto che la nostra professione è molto particolare, molto ampia come competenze. Ed è una professione da valorizzare perché possiamo fare molto per le imprese che lavorano sul territorio e che possono aprirsi, grazie alla nostra professione, anche ai mercati esteri. Stiamo lavorando al tavolo Uni per normare questa professione, quindi per dargli una fisionomia che mostri le differenze e competenze che spaziano dal commerciale al digitale, al contrattualistica, alle spedizioni, a problematiche di gestione dei clienti piuttosto che strumenti nuovi per andare a contattare le possibili buyer, la gestione delle fiere, tutti argomenti che sono un po' nel DNA degli export manager e che chi più è competente di un settore, chi più di un altro, ma che tutti bene o male conosciamo. Ogni webinar è focalizzato su un argomento specifico. Oggi abbiamo il piacere di avere come argomento i finanziamenti, i famosi finanziamenti per l'estero, per le imprese. Ne parleremo con Francesco Mati, che è il consulente della White SRL, società di consulenza per quanto riguarda l'internazionalizzazione. E a seguire avremo Michele Sabatino, che è il general manager di Euroconsulting, una società attiva in Sicilia per quanto riguarda proprio queste tematiche. Quindi direi di passare al primo intervento, diamo la parola a Francesco Mati con il suo intervento proprio su questo tema dei finanziamenti. A te la parola, Francesco. Perfetto, grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Francesco Mati, sono amministratore di White SRL, collaboro con Giovanni Pecorari. La nostra azienda si occupa di internazionalizzazione e volenti o nolenti ci siamo anche un po' specializzati su temi di finanza agevolata, in particolar modo quegli strumenti che permettono il recupero dei costi che hanno a che fare con l'estero. Noi siamo anche Temporary Export Manager e Innovation Manager. Io inizio a condividere lo schermo con la presentazione. Allora, andiamo a ingrandire. Lo vedete tutto? Adesso sei Confermate? in pieno Perfetto. schermo, sì. Va bene? Sì. Ok. Ok, allora il tema di oggi è questa importante norma che non è un bando ma è un fondo rotativo che esiste da anni, che si chiama 394 e che ha avuto uno sviluppo importante recentemente e a seguito del periodo Covid e a seguito dell'approvazione del patto per l'export che fa parte dello sviluppo di quello che era il piano Industria 4.0, che adesso si chiama Transizione 4.0 e che avrà come, diciamo, asse temporale sviluppo nei prossimi 3 anni. Quello che vi presento oggi sono delle slide, delle informazioni che sono disponibili sul sito di SACE Simest. La mia non sarà una spiegazione tecnica, ma più che altro un'analisi veloce di quelli che sono gli indirizzi di questa norma. Ok, allora, dove va a colpire? Qual è l'obiettivo di questa legge e quindi di questo fondo? L'obiettivo è quello di andare ad aiutare le PMI, quindi piccole e medie imprese, quindi non attività professionali, è necessario che ci sia fiscalmente un reddito di impresa, che investono in queste 7 aree. Quindi la prima, partecipazione a fiere, sviluppo di e-commerce, l'utilizzo di Temporary Export Manager. Lo svolgimento di studi di fattibilità di progetti per l'export, le attività di insediamento commerciale sul mercato di riferimento, operazioni di patrimonializzazione del capitale societario e attività di assistenza tecnica. Ad oggi tutte queste attività devono essere svolte in un paese target, obiettivo extra UE. Dico ad oggi, però, tra le novità della scorsa settimana, confermate con
l'approvazione del Recovery Fund da parte, diciamo, del lavoro svolto in comunità europea, già hanno detto che i paesi oggetto della legge non saranno più solo quelli extra UE, ma comprenderanno anche i paesi UE. Quindi è una legge che fondamentalmente può essere utilizzata per tutti quelli che sono i mercati esteri. Allora, in rosso vedete le novità approvate proprio la settimana scorsa. Parliamo di un sistema molto particolare di contribuzione, quindi di agevolazione, che prevede una parte di finanziamento diretto e una parte per la prima volta a fondo perduto. Il massimale del fondo perduto era di 100.000 euro fino a un limite del 40%, e tale quota è già stata deciso che è stata alzata dal 40 al 50 e con un limite di 800.000 euro. In particolare, poi è stato confermato che non verranno richieste garanzie sui finanziamenti fino alla data del 31-12, per le operazioni quindi presentate e accettate entro la data del 31-12. C'è stato anche un incremento dei fondi. Quindi c'è stata una revisione migliorativa nella scorsa settimana che ad oggi dicono che entrerà in vigore a settembre, quindi ci sarà molto probabilmente un agosto intermedio. Stiamo aspettando anche qui novità che escono ormai settimanalmente. Andiamo a vedere un po' nello specifico. Allora, l'estensione dei progetti, come dicevo, anche in paesi europei, non solo extraeuropei. Aumento dei massimali di spesa. Estensione delle spese ammissibili. Cosa importantissima, non rientra questo fondo rotativo, non rientra come agevolazione nel regime del de minimis e quindi non è soggetto, non va a intaccare quel paniere che ogni azienda ha di 200.000 euro su 3 anni. È stata ampliata anche la platea dei beneficiari, perché prima era più stretta e adesso, diciamo, ci sono limiti più larghi. Ok, allora andiamo a vedere le varie, scorrendo in maniera veloce, le varie aree di intervento. La prima sulla quale già ho riscontro e posso dare come feedback un grossissimo interesse nelle quali le aziende stanno investendo anche a causa Covid, è lo sviluppo delle piattaforme e-commerce. Questo è un canale già utilizzato e può contenere i costi legati alla creazione e sviluppo della piattaforma, alla gestione e funzionamento della piattaforma, ma anche le attività di promozione e formazione. Quindi qui l'azienda può recuperare diverse tipologie di spese e permette di pianificare l'attività in una maniera giusta, nel senso che la creazione e lo sviluppo della piattaforma ha come paletto, fondamentalmente ad oggi, solo quello di avere come primo, diciamo, primo livello di riferimento del sito, o comunque del sito e-commerce, il paese nel quale si fa il progetto. Quindi è importante che venga legata il dominio principale con il paese target. Fanno parte anche di queste spese le spese promozionali, quindi tutte quelle che sono le spese di web marketing legate allo sviluppo del sito e-commerce. L'agevolazione può coprire il 100% delle spese, ma non potrà superare il 12,5% dei ricavi medi degli ultimi 2 bilanci. Ne stavamo parlando prima, a inizio, diciamo, pre-incontro. Uno degli obblighi richiesti da tutta questa normativa è avere 2 bilanci attivi, quindi è stato volutamente, predisposto questo strumento escludendo le start-up innovative e non. Penso per il motivo principale perché introdurranno o ci sono già in essere degli strumenti dedicati alle start-up innovative, quindi questo va più a colpire le aziende che sono già strutturate e che hanno 2 bilanci operativi. Il contributo perduto è fino al 40%, massimo 100.000 euro, finanziamento agevolato con un tasso ridicolo perché è lo 0,085, durata massima 4 anni con il primo anno di preammortamento. Scusate, l'importo massimo finanziabile è 300.000 euro per i soggetti, per i marketplace, 450 se è una piattaforma di sviluppo proprio. Cosa interessante che ho visto è simile in tutti gli strumenti che vedremo anche dopo,
l'erogazione del progetto e del finanziamento è 50% in anticipo e 50% a saldo. È importante sapere che non si può partire col progetto e quindi spendere prima dell'approvazione del finanziamento. Quindi, dal punto di vista dell'azienda, questa modalità rientra negli nuovi strumenti di finanza agevolata che vengono prodotti o proposti dal 1 gennaio 2020, in base ai quali il richiedente presenta un progetto e ha diritto a utilizzare, quindi a spendere, solo nel momento in cui il progetto viene approvato. L'azienda può quindi aspettare di iniziare il progetto finché non ha una risposta. Ok. Altra area importante per noi, Temporary Export Manager. Impresa 20, sede in Italia, sempre con due bilanci depositati. Si va a finanziare l'inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate, quindi qui lascia intravedere il fatto che debbano essere iscritti all'albo MISE. Sono ammissibili le spese per il servizio di affiancamento e le attività di promozionali di supporto al progetto, quindi l'attività di consulenza diretta del tema almeno il 60%, il 40% le altre attività promozionali. La novità che dovrebbe entrare in vigore a settembre, che è stata approvata, è che questa, diciamo, figura del Temporary Export Manager può comprendere anche il Digital Marketing Manager, quindi colui che sviluppa il marketing digitale, e l'Innovation Manager per le due tipologie di aree di intervento che sono più legate all'introduzione di processi innovativi all'interno dell'azienda. Naturalmente processi innovativi che hanno come obiettivo lo sviluppo del mercato estero. Anche qui il finanziamento è al 100% del progetto, contributo a fondo perduto pari al 40%, anche questa è una novità. Importo massimo agevolabile 150.000 euro. Importo minimo agevolabile 25.000 euro. Ecco, anche questo era presente nel progetto precedente. Il progetto minimo sia per l'e-commerce che per il servizio di Temporary Export Manager è 25.000 euro, quindi i progetti più piccoli non vengono valutati, c'è da dire che è una soglia abbastanza bassa. Erogazione, anche qui 50 e 50, anche qui 4 anni con un tasso di interesse dello 0,085 con il preammortamento. Beneficiari, come dicevamo prima, due bilanci depositati e interessante anche questa per noi, sono gli studi di fattibilità. Normalmente gli studi di fattibilità rientrano come spese nei bandi camerali o nei bandi regionali. La prima volta è questa che rientra in uno strumento di finanziamenti di progetto all'export e che permette all'azienda di recuperare i costi di studio e ricerca sul mercato obiettivo. Quindi, tutte quelle che sono ricerche di mercato e studi di fattibilità commerciale rientrano in questa tipologia di costi. In particolare sono recuperabili anche per la prima volta le spese di viaggio, i soggiorni di indennità per le trasferte del personale interno, i compensi, i viaggi e i soggiorni anche di personale esterno. Effettivamente è la prima volta che ci sono queste tipologie di costi. Le spese finanziabili possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda fino ai 12 mesi successivi, quindi si ha un anno per poter spendere e rendicontare queste tipologie di costo. Come vedete, anche queste condizioni sono simili alle precedenti. L'erogazione è un po' diversa, 50% nei 30 giorni successivi alla firma del contratto con il fornitore di servizi esterno, 50% area di contazione. Anche qui 4 anni con uno di preammortamento e 40% a fondo perduto. Come vedete, tra le varie tipologie di costo non c'è una grande differenza come strumento. Sono tutti scritti più o meno nello stesso modo. Altra categoria di costi per le aziende che devono o vogliono investire localmente anche con delle strutture. Quindi parliamo di inserimento in mercati esteri, in particolare di investimenti in uffici, showroom, corner shop, diciamo i primi uffici di rappresentanza. Questi costi possono appartenere al progetto ed essere recuperato, comprese anche l'attività promozionale e i relativi viaggi, con un importo minimo di 50.000 euro.
Quindi parliamo di spese di struttura, il funzionamento della struttura e la promozione della struttura. Una quota del finanziamento può essere riconosciuta in misura forfettaria a fronte di spese inerenti al programma approvato. Quindi può essere anche possibile battezzare una percentuale di spese generali, perché sono difficilmente prevedibili, e è accettata. Qui addirittura ci sono 24 mesi per spenderle e rendicontarle. Tipologia di agevolazione, siamo di nuovo al 100%. Qui il contributo è solo del 20%, prima era zero, quindi è la prima volta anche qua che c'è un contributo a fondo perduto. La particolarità è che ci sono 6 anni di possibilità di ritorno, quindi le quote sono divise in 6 anni, di cui i primi due di preammortamento. Anche qui a sportello, 50 giorni, 50% nei primi 30 giorni e l'altro 50% rendicontazione. Ultima tipologia di spesa è l'assistenza tecnica. Qui mi permetto di dire che ad oggi non è ben definita quest'area. Assistenza tecnica può veramente dire tanto. E sembrerebbe, come ho visto in altri prodotti, che questa categoria sia una categoria residuale dove tutto quello che non entra in quelle precedenti possa finire qua dentro. È vero che quando ci sono delle categorie così, poi dopo c'è una fase di screening, di filtro da parte, in questo caso, di SIM stessa ACE. Qui potrebbero rientrare tanti tipi di consulenti, come potrebbero anche essere avvocati, certificazioni, registrazioni di marchi e brevetti, tutto quello che ha a che fare con il progetto per poter entrare sul mercato locale. Qui addirittura parlano di retribuzione del personale interno. Cosa vuol dire? Potrebbe voler dire che se io mando là un manager presso un'area operativa che apro, un ufficio di rappresentanza, e quindi questo soggetto è dedicato per tot tempo in percentuale a base annua sul progetto, da come è scritto sembra che io possa recuperare il costo lordo di questa persona. Ha una potenza disumana questa riga proprio perché andiamo a recuperare il costo lordo, cioè busta paga più tutti i contributi più le quote TFR. Mi permetto di dire che ad oggi qui la casistica è poca, quindi abbiamo 3 righe. Ecco, mi sentirei più tranquillo nel momento in cui escono circolari o i primi casi. E come vedete, e qui chiudo, queste sono le condizioni come quelle precedenti. Chiudo per tornare a passare la parola a Marco dicendo che ci aspettiamo un agosto di circolari e un agosto nelle quali vengano aperte le danze da parte di SIM e stessa ACE, presupponendo il fatto che si devono strutturare per gestire la massa di informazioni e gestione che gli arriverà addosso, e mi aspetto che a livello del MISE e a livello anche di SIMEST escano o comunque dei manuali esplicativi o delle norme esplicative proprio in definizione delle varie tipologie di costo. Guardando altri prodotti più o meno simili usciti negli anni scorsi, visto che rimarrà in essere per 3 anni questo strumento in quanto fa parte del patto per l'export, ci sarà un cammino, una vita propria che andrà strada facendo a costruire, diciamo, caso per caso, proprio tecnicamente lo strumento. Quindi vedremo e ci aggiorneremo strada facendo, proprio perché è un inizio questo. Se avete domande, io sono a disposizione per quello che posso sapere, posso dirvi. Cedo la parola a Marco per continuare l'incontro e andare avanti con le varie analisi. Va bene, grazie Francesco per l'intervento. Dopo ci teniamo pronti per le domande. Se qualcuno ha già delle domande, le può cominciare a porre qui nella chat. Ho visto che qualcuno ha anche cominciato a scambiare i numeri di telefono per eventuali contatti. Abbiamo visto i contatti dalle slide anche di Francesco, che è il primo relatore di oggi. Mi pare che Marco? Giovanni.
abbia Marco, le... posso dire, Vantaggio. Dimmi. posso dire una cosa, Marco? Assolutamente. Scusami, solo per chiudere, io in questa analisi non ho analizzato tutte le spese per un semplice motivo, perché quelle che ho lasciato fuori erano non marginali ma poco descrittive. Ad esempio, per le fiere non c'è molto da dire, nel senso che tutte le spese delle fiere, della fiera possono rientrare. Ci sono stati tanti altri prodotti simili, ho dato più focus su quelli che sono i nostri servizi base, come associazione. Sì. Bene, grazie. Giovanni, tu hai un primo flash su come siamo messi col sondaggio? Abbiamo avuto un po' di risposte? Allora, sì, vi faccio vedere subito e partiamo. Allora, vi sto invitando in chat a partecipare al sondaggio, lo rifaccio anche a voce. Seguite il link così riusciamo ad avere ancora una base dati ancora più ampia. Le prime domande sono un po' per descrivere chi siamo noi oggi qui presenti e anche che esperienza abbiamo con l'associazione. Un quarto di chi ha votato e ha la prima esperienza oggi con in questo punto. Ecco bene, già stanno crescendo bene, continuate a votare, ottimo. E ci fa piacere, insomma, vedere che c'è una buona fetta di nuovi partecipanti. Prima domanda un po' più a fondo sul tema di oggi. Cosa ci ha convinto a partecipare con questo webinar? Allora, prima cosa mi viene da dire, permettetemi di dire una battuta. O i nostri relatori sono molto umili o non hanno compilato il questionario. Oppure non sono preparati, adesso lo scopriremo, sarà battuta ovviamente, no, però vediamo che sicuramente sappiamo della 394, ma c'è bisogno sicuramente di raccogliere tante informazioni e lo sappiamo che ci sono tante novità proprio degli ultimi giorni, e quindi benvengano insomma anche tutte le domande che verranno dopo. E poi chi siamo? Continuiamo a fare questa analisi e vediamo che la maggioranza sono consulenti, ma abbiamo un quarto dei votanti come imprese. Ultima domanda prima di passare la palla a Michele, appunto Sabatino, il nostro secondo speaker di oggi. La domanda è chi dovrebbe essere più interessato a questo tipo di incentivo, no? E sembra che c'è una maggioranza abbastanza larga che dice appunto che chi dovrebbe, sta spogalando, ma chi è un grande esportatore, no, chi non è un esportatore, chiedo scusa, chi è un piccolo esportatore o non esportatore. Quindi meno interessante, secondo la nostra platea, questo strumento è meno interessante per chi invece ha già una quota export rilevante. Anzi, faccio un'altra domanda ancora, vi faccio vedere anche questa risposta, che così lancio ancora meglio l'intervento di Michele. E questa dice: secondo voi qual è l'elemento che reputiamo di maggior impatto? Larghissima maggioranza che parla deve avere incentivi con fondo perduto fino al 50%, però ecco, io vi voglio proprio introdurre Michele Sabatino, che in realtà lui ci racconterà di un caso di incentivo con la legge 394 quando ancora il fondo perduto non c'era. Quindi c'è chi si è mosso per questo tipo di strumento anche quando questo tipo di incentivo inteso a fondo perduto non era disponibile. Quindi era già interessante anche prima. Dico bene, Michele?